Ciao ragazze, allora finalmente sono tornata a girare video. Questo qui, come potrete leggere dal titolo, è il video dei top beauty del 2014. Sono troppo contenta di essere tornata a girare video. Come potete vedere, ho aggiustato la luce perché domenica scorsa volevo girarvi questo video, però ho avuto problemi con questa cacchio di luce. Non so che cosa era successo. Comunque, finalmente sono qui e inizio subito, ragazze, perché sono davvero. Questo video durerà in eterno. Inizio subito con la base e vi voglio far vedere questo prodottino qui di Becca che ho preso al Banchetto Magico e che vi ho mostrato negli ultimi video prima delle feste. Lo adoro, è fatto in questo modo, è un prodotto senza parabeni e senza profumazioni. È fatto in tubetto e la cosa che mi piace di questo primer qui è che vedete è fatto tipo una crema, non è fatto come gli altri primer che hanno quella consistenza gelatinosa molto siliconica e che sul viso vi lasciano il viso tutto unto. Si stende benissimo, vedete, è tipo una crema, si assorbe subito, permette la stesura del fondotinta davvero uniforme. Fa durare a lungo il fondotinta, davvero un ottimo prodotto. Per dirvi, giorno della vigilia di Natale mi sono truccata tipo alle 9 di mattina e fino alle 4 la notte il mio trucco, in particolare la base, pure perché non avevo fatto un grandissimo trucco sugli occhi perché vi ripeto non avevo manco il tempo di sputarmi in faccia, mi è durata molto tempo e mi ha stupito tanto. Ma vi ripeto, mi piace molto la formula che ha questo primer che ho visto sul sito di Sephora America. Non so se spedisce anche in Italia perché sul sito di Sephora Italia mi pare che non ha la Becca, se no dovete vedere sul sito proprio di Becca se effettua insomma spedizione in Italia, perché è davvero un ottimo prodotto. Oppure se lo trovate al Banchetto Magico della vostra città, io vi consiglio di prenderlo. E un altro primer che comunque non posso evitare di citare è questo qui di Young Blood. Questo qui, a differenza di quello Becca, ha quella consistenza tipo gelatinosa, ha un odore tipo di erbetta perché è un primer minerale, però a differenza degli altri primer che ho, io mi sto spalmando il primer così, a differenza degli altri primer che ho, non vi lascia il viso oleoso, si assorbe subito e quindi non dà fastidio, perché a me mi dà proprio fastidio quella cosa. Infatti sto facendo fatica a smaltire quello di Ingrid, quello di Catrice, proprio perché ha questa cosa. E nulla, come primer viso, diciamo, abbiamo terminato. Mo' li metto qua, se no mi confondo. E adesso vi faccio vedere i miei primer occhi di questo 2014. Non vi ho preso le Love Stage di Essence perché, diciamo, è inutile, dato che ve lo cito sempre, lo ricompro da anni, mi trovo molto bene, ma vi cito altri primer che ho provato. Allora, speriamo che non cade tutto. Scusate, ma mi si sta paralizzando il piede, il mio pantalone del pigiama blu. Molto bene. Comunque, un altro primer che ho provato, grazie alla mia amica Fede, è questa base di NYX e Shadow Base. La mia è nella tonalità ESB03 ed è quella color carne. Eccola qua, e ho fatto proprio la conca, vedete? Si vede abbastanza bene, sì. Ho fatto la conca perché mi piace molto, ha una consistenza abbastanza secca e la utilizzo sia come primer vero e proprio, ma anche quando vado di fretta, che utilizzo, diciamo, solo un primer uniformante per la palpebra, ci metto, ci sfumo all'interno un po' di marroncino, come ho fatto anche oggi del resto. Ho ciglia finto, il mascara e il gioco è fatto. Mi ci sono trovata davvero bene, è un ottimo primer e ve lo straconsiglio. Poi, come primer, e questo qui, dato che ve lo mostro adesso, vi cito anche che sta nei top ombretti cremosi, è il Soft Ocre di MAC, che io utilizzo come un vero e proprio primer perché uniforma benissimo la palpebra, ha un'ottima, eccolo qua. Che questo qua me l'hanno regalato al,
a novembre e come potete vedere già alla conchetta, perché lo sto utilizzando davvero tanto come primer, sia come primer a solo oppure come ombretto e ci sfumo, ci sfumo nella piega un po' di marrone, mi ci trovo davvero divinamente, o anche a solo un po' di mascara, è davvero molto molto buono questo prodotto, ha una consistenza molto molto secca, mi piace in particolar modo per la colorazione perché all'interno c'è un pochettino di giallino che è perfetta per la mia carnagione perché ha un sottotono giallo. Comunque mi ci trovo davvero da Dio e ve lo straconsiglio davvero. I prodotti della MAC, quando non si hanno, si pensa sempre che si possono sostituire con dei dupe, però purtroppo ora che sto provando i prodotti di MAC, ho diversi rossetti, l'illuminante, correttori, i paint pot, questo paint pot, io devo dire che sono prodotti davvero unici. E poi un altro prodotto che utilizzo come primer labbra è questo qui di Studio Makeup che ho preso in fiera ed è un primer sia occhi che labbra, ma io utilizzo per labbra perché è molto liquidino e mi lascia la palpebra unta e non mi piace perché ho difficoltà poi a stendere bene gli ombretti e a fare delle belle sfumature. Comunque, come primer in generale abbiamo terminato. Bene, io metto qua dietro perché sennò mi confondo. Spero di non far cadere nulla perché sennò mi ammazzo. E poi come fondotinta, come BB cream non ce l'ho e quindi non ve lo posso far vedere. Ed è la BB cream di Garnier per pelli miste e grasse che io adoro allo stato puro. Però onestamente ancora non l'ha messa in sconto a questo sapone. Quando la metterà la comprerò sicuramente perché mi ci trovo divinamente, sia per coprenza che per il prodotto perché è davvero fa. Fantastico. E come fondi top di questo 2014 voglio mettere questo qui della Vichy, che non so se si può notare, sto in una posizione davvero scomoda, però l'ho quasi terminato, cioè la boccettina tipo è trasparente, ha una consistenza abbastanza liquidina, però mi piace perché si assorbe subito, si stende velocemente, io lo utilizzo per dirvi quando sono in ritardo e non voglio uccidermi a modellare e a lavorare bene il fondotinta eccetera eccetera, utilizzo lui perché lavora bene, si assorbe subito, mi piace, è davvero un ottimo ottimo prodotto, ha una buona coprenza ed è un fondotinta illuminante ed è il Tint Ideal di Vichy. È un altro fondotinta illuminante perché io onestamente rispetto ai fondotinta matte prediligo questi qui illuminanti, è il fondotinta di Charlotte Tilbury che mi ha regalato la mia amica Valerie, che ringrazio e mando un bacione perché so che guarderà questo video ed è davvero stratosferico questo fondo. L'ha portato anche Salvatore del Banchetto Magico, quindi per le ragazze che sanno cos'è il banchetto magico e lo possono trovare a Napoli. In questo caso, io parlo del mio banchetto che sta a Salerno o a Napoli, ve l'ho già detto innumerevoli volte. Vi consiglio di acquistarlo perché è la fine del mondo. Costa tipo 30 sterline sul sito di Charlotte Tilbury e Salvatore, se non erro, lo vende a 7 euro. Questo è stato un regalo per me da parte di Valerie, gratitissimo perché lo sto adorando davvero. Infatti, sta nei top del 2014 tra tutti i fondotinta che ho perché vi assicuro ne ho tantissimi, sia quelli che avevo dell'anno precedente che sono ancora molto validi, sia quelli che mi hanno dato al Cosmoprof. Però questi mi sono piaciuti davvero tanto e si vede anche perché li utilizzo spesso. Bene, questi li mettiamo qua, speriamo che non cadano. E adesso vi faccio vedere i correttori. Allora, si è addormentato il piede, raga. Comunque, il correttore top per me perché come vi devo dire, non mi è mai capitato di provare un amore spassionato per un correttore, per questo qua sì, infatti quando finirà lo vado sicuramente a ricomprare ed è il Fit Me di Maybelline. Il mio è nella tonalità 10 ed è perfetta per il mio incarnato perché ha una puntina di giallo all'interno. Copre molto molto bene le occhiaie, però vi ripeto, io non ho un grande problema di occhiaie, non ho diciamo proprio il viola o il nero sotto gli occhi, quindi per me va bene. Ha una buona coprenza, ha un ottimo effetto luminoso sul viso, mi piace tantissimo e ve lo straconsiglio. Un prodotto top che sicuramente andrò a ricomprare perché mi ha stupito e emozionato in quest'anno.
Bene, poi un altro prodotto che amo soprattutto quando vado di fretta è questo correttore della linea Nude Magic BB della Garnier, perché praticamente è fatto tipo con la pallina. Ecco, si vede. È fatto tipo con la pallina, voi fate ta 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 ta, e si stende il prodotto. Io lo stendo con il pennello perché se no mi va tutto a finire nelle unghie e si assorbe subito, si lavora subito perché è molto molto liquido questo prodotto e mi ci trovo davvero molto molto bene. Questo qua sempre l'ho preso. Questo qua me l'ha regalato Danila. Praticamente, ed è l'ha preso sempre al banchetto magico, quindi andate lì che lo trovate. E il mio non so che color osmose, sta scritto qui, osmose proprio, ed è davvero ottimo. Poi questo prodotto qua della Skin Food, che è un correttore coreano molto molto pastoso e coprente, vedete ho fatto la conchetta anche a questo, mi piace davvero tanto, ve ne ho già parlato in qualche altro video, quindi non sto qui a dilungarmi perché sennò davvero in me è lunghissimo questo video. E poi come correttore per coprire le imperfezioni, perché è davvero tipo stucco, è lo Studio Sculpt Concealer di MAC, il mio è nella colorazione NC35. Ed è fatto quello lì, del correttore, quello lì in jar. Se riesco, ve lo faccio vedere. Ed è perfetto per la mia carnagione perché ha all'interno una punta di giallo. Vi ripeto perché sono gialla. Ed è proprio perfetto. Anche questo, vedete, l'ho utilizzato moltissimo. Per dirvi, è l'unico che mi riesce a coprire i brufoli, le crosticine. C'era un periodo che tenevo una crosta in faccia, non mi ricordo perché, forse mi sarò scippata tipo con l'unghia e me l'ha coperta, cioè robe allucinogene. E quindi lo minimo deve stare nei top dei correttori. Bene, poi per quanto riguarda le cipre, vi faccio vedere. Ah, per le sopracciglia, i prodotti sono sempre gli stessi. Quest'anno ho scoperto questo primer della Splash Cosmetics che mi hanno dato in fiera ed è un primer che serve in effetti per i pigmenti, per i glitter, per questi prodotti qua. Io lo utilizzo per fissare le sopracciglia e poi ci passo su l'eyebrow di Wycon. Il mio è l'eyebrow definer di Wycon, il mio nella tonalità 04, che non mi ricordo se è caffè o mocaccino, non mi ricordo. Questo prodotto di Wycon, raga, è pauroso. L'ho comprato tipo, me l'ha regalato mia cognata l'anno scorso per Natale ed è ancora perfetto. Non si è seccato, è qualcosa di fantastico. E quindi questa è la combo che utilizzo per le mie sopracciglia e poi le vado a contornare con il correttore. Molto bene, potete utilizzare qualsiasi correttore. Io sto per contornare le sopracciglia, utilizzo un correttore scrauso, quella palettina scrausa della MUA che non copre la minchia, non mi ricordo come si chiama, comunque quella lì. Poi per quanto riguarda le cipre, scusate se vado di fretta, ma perché sennò addio, sono queste quattro. E allora, per ordine, ve ne ho parlato in innumerevoli video di questa cipria della Bourjois, che è la 73 Miel Doré. Il packaging è questo qui con i fiori, infatti ha un odore di fiori pazzesco, mi piace molto perché è una cipria, vedete, colorata, molto molto setosa, mi piace il finish che dà al viso, molto molto bella, mi piace, non lo so. E lo stesso per il finish che dà al viso, amo questa qui della GKET, che ho vinto nel giveaway, non mi ricordo, comunque ho avuto un culo a vincere qualcosa, mai capitato, e quindi ve la voglio inserire perché mi piace tantissimo, è la 106 Natural Fawn, davvero ottima, quindi per chi può reperire GKET nella propria città, ve la straconsiglio perché è davvero un'ottima, ottima cipria, infatti la conservo tipo reliquia perché mi piace tantissimo. Questa qua, GKET. Il packaging pure è molto carino, mi ricorda il packaging della Physion Formula, con questo, non lo so, questo packaging tondeggiante. Poi, come ultimi due prodotti, scusate,
Spero che non crollerà nulla qui dietro. Oh, c'è la Prime and Fine di Catrice che purtroppo è andata fuori produzione. Non so se è stata sostituita con qualche altra cipria, ma questa cipria è favolosa. Anche questa la conservo come una reliquia. Forse da qua si vede che è rosina con delle perlescenze dorate. Questa qui, oddio il piede, è una cipria illuminante, davvero stupenda. La utilizzo nelle occasioni perché una volta che finirà non so se la potrò ritrovare. A parte il fatto che io la Catrice sono prodotti che mi manda la mia amica Mara, che ringrazio sempre perché da me non c'è. E poi, come è cipria, diciamo, questo dovrebbe essere un fondotinta, però io non amo i fondotinta in polvere. È questa qui della Collection Professional che ho amato alla follia nel periodo estivo. Praticamente la utilizzavo, vedete anche questa un po' di conchetta, ecco, vedete. L'ho utilizzata nel periodo estivo come fondotinta ed era proprio perfetto per me, che questa qua è un pochettino scuretta, è la 2 Beige. Mi ci sono trovata divinamente, durava quasi tutta la serata, con tutto che era un prodotto in polvere e che non utilizzavo primer né nulla. Ottimo, ottimo prodotto ed è anche un prodottino low cost. Questo lo trovate proprio sul sito Collection Professional. Bene. Adesso forse, oddio santo, ce la posso fare. Adesso passiamo alle terre. Come terra, l'anno scorso vi ho messo sempre questa di New York Color, la Big Bold, che mi pare che era un'edizione limitata, però l'hanno inserita, mi pare, sempre in linea permanente perché l'ho rivista allo stand. Questa qui è, vedete, si vede dal buco, la utilizzo tanto, mi piace. Davvero ottimo, ottimo prodotto. Non vi parlo ulteriormente di questo prodotto perché ve ne ho parlato, insomma, fino a vomitare. Poi ho scoperto, diciamo, sempre acquistino del Banchetto Magico, questa fondotinta sempre in polvere di Sephora. Ho visto, vedete, il colore è molto, molto scuro. Io l'ho presa proprio per fare il contouring. Vedete, ha una scrivenza assurda, ce ne vuole proprio un'antecchia, come si dice da me. È abbastanza freddo come colore e si sfuma anche abbastanza bene. Vedete? Ed è, vi dico subito, lo Warm Toffee Caramel di Sephora. All'interno tiene pure la spugnettina, ma vi ripeto, come fondotinta è improbabile, insomma. Bene, poi come illuminanti ho utilizzato molti illuminanti, però vi posso garantire che come il Mineralize di MAC, io ho il Soft and Gentle, non è nessun illuminante che io posseggo. Posseggo? Perdonate il mio italiano, ragazze. Perché dura davvero tantissimo, cioè non muore mai sto coso, non si leva, cioè. È allucinante, davvero allucinante. Lo adoro davvero, lo tengo come una reliquia. Vedete, i prodotti MAC sono gli unici che hanno lo scatolino perché costano abbastanza, però sono molto molto buoni ed è davvero fantastico. Il Soft and Gentle, davvero stupendo, qualcosa di favoloso. E poi un altro illuminante che mi piace, low cost, e penso che lo si può trovare, è questo qui della P2, che è quello che mi vedete su, ed è il Perfect Face Soft Focus Highlighter. È un illuminante in stick, vabbè, è un prodotto che non fa solo P2, ma fanno tanti 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 brand. Quindi io vi consiglio questi illuminanti qui perché durano, si fissano e comunque danno una bella luminosità al viso che non guasta. Se hanno la spugnetta, perché io la utilizzo perché è molto molto buona per sfumare, ancora meglio. Bene, un altro prodotto che non c'entra un cacchio con prodotti di make-up e cose è per i pennelli ed è questo qui della Vera Mona ed è il Color Switch, io ho il duo, ovvero questo qui nero per pulire le setole dei pennelli e questo qui bianco che serve per bagnarlo e bagnare così i pennelli per pigmenti ed è davvero un ottimo ottimo prodotto che mi ha lasciato tipo basita. Ve l'ho fatto vedere nel video prima delle vacanze ed è davvero favoloso, secondo me molto molto utile.
Bene, allora, per quanto riguarda le palette, vi faccio vedere le palette che ho utilizzato di più in quest'anno. Cioè, ho altre palette che sono quelle che vi ho nominato anche l'anno scorso, però ho utilizzato tantissimo l'It's Judy Time della Beach Cosmetics, ma proprio a go-go, infatti, vedete, è molto molto rovinata. La utilizzo sempre perché ha dei colori nude, i marroncini che io adoro, davvero consigliatissima questa palette. A pensare che io l'ho pagata solo 5 euro al Cosmo, prof, mi do la mano da sola per l'affare, vi giuro. E poi la Revolution, che questa qui è la copia della Naked 3 ed è la Redemption Palette Iconic 3. Mi è piaciuta molto perché è molto molto scrivente. Questo brand fa davvero dei ottimi ottimi prodotti. E poi questa di Collection Professional, che pure mi ha stupito, costa 15 euro e ha una pigmentazione assurda. Questa palette ha tutti i prodotti, ha tutti ombrettini matte ed è davvero favolosa e l'ho utilizzata tantissimo. Quindi io vi consiglio di andare a vedere sul sito della Collection, anche perché è inserito in gamma altre palettine. Non mi ricordo se di correttori o di qualche altro prodotto, comunque ne ha inserite altre. Bene, poi per quanto riguarda i blush faccio una piccola premessa. Allora, io adoro tutti i miei blush perché sono una malata patologica di blush, ne ho a morire e non li finirò mai. Vi ho inserito in questo video i blush che hanno la conca o addirittura che avevano la bombatura che io ho appiattito, cioè quelli che ho utilizzato tantissimo. E vi faccio vedere questo di Revlon. Questo qua è il Color Stay Mineral Blush nella colorazione 020 Petal. Allora, questo qua, figuratevi, vedete quanto è zozzo? Non ve lo faccio vedere, ecco, forse così si vede. È un rosino malva con delle perlescenze rosa doratine all'interno, molto molto bello. Non ve lo faccio vedere un po' più da vicino perché si è staccato, talmente usavo col pennello, cioè muovevo il pennello su, si è staccata la cialdina e quindi non voglio che mi si cade questo e si rompe. Comunque è davvero favoloso questo blush, mi piace moltissimo. Poi un altro blush che sto adorando ed è anche quello che mi vedete su adesso è il Deafening Blush, questo qua è di Catrice, lo 010 Toffee Fairy. Non so se lo fanno ancora alla conca, vi giuro. Cioè, proprio una conchetta qui al centro, perché davvero mi piace tantissimo questo marroncino. Cioè, non so se si nota anche dal rossetto, sono in fissa con il nude del marroncino. Non lo so perché, lo sto amando alla follia questo blush, spero che lo potete reperire. Un altro blush che ho fatto il buco, non si è mai verificato nella storia, è lo 06 di Mua, questo marroncino con perlescenze oro. Vedete? L'ho quasi finito e sono sconvolta, ma allo stesso tempo contenta di questa cosa. E poi vi faccio vedere questo qui della Madina, che è il Prism Satin Blush It's So So Quiet. Non so se è un'edizione limitata, comunque questo qui aveva la conchetta, io l'ho appiattito. Colore naturale anche questo, poi vi ripeto, ne ho messi solo 4 perché sennò non questo video era eterno, però davvero io amo tutti 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 i miei blush, Dio mio. Oh, mi si stanno incriccando le gambe, raga, vi giuro. Ok. E poi, allora, come rossetti, allora, ne ho a morire, raga, tutti i miei rossetti di MAC, e sono, ne ho solo 4, ma per me, vi giuro, sto aspettando Mer, che l'ho ordinato sul sito di MAC, quindi lo sto bramando alla follia, ed ho Film Noir, che è un satin, Cyber, che è un satin che adoro, Ruby Woo, che è un retro matte, ed ho Heroine, che è un matte, mentre Mer, che sto aspettando e mi deve arrivare, diciamo, a giorni, nella prossima settimana, è un matte, li adoro. Poi, un altro prodottino, un altro rossetto che ho adorato nel corso di quest'anno è Pulp di Mulac ed è favoloso. Me l'avete visto innumerevoli foto, ve ne ho già parlato, fantastico. Poi, Wet n Wild, che ve lo dico a fare, ne ho tipo 8-9 di questi. Ho preso questo come rappresentanza ed è il Cherry Bomb.
il dupe, mi pare, di Diva di MAC. Poi, amo la follia i rossetti di Kate Moss, matte. Ho comprato di recente il 112, che è un ottimo dupe del 1995 di Gerard Cosmetics, che amo. E vedete, mi è arrivato prima di Natale, vedete, non si è mai verificata una cosa di queste. E vedete, sono quasi simili. Forse il 1995 è leggermente più chiaro, però penso proprio che me ne comprerò un altro perché lo adoro. Dura tantissimo, è molto molto confortevole come questi di Kate Moss. Adoro, adoro, adoro. E poi, come non citare i rossettini di Collection Professional, questo qua è lo 09 ed è quello che ho utilizzato di più, matte, della linea matte, che ho adorato in una maniera assurda. Poi, le due palettine di Wycon che ho comprato di recente, della 03 e la 01, ve le farò vedere meglio perché siamo già a 26 minuti di video. Davvero fantastiche. Questo qui che mi vedete fa parte della 01, dei nude, di queste palettine fantastiche. Tutto finish matte e durano un botto. Poi, allora, per quanto riguarda i mascara, vi faccio vedere. Allora, il mio nuovo acquisto, ma dato che mi dà la possibilità di avere le ciglia, che è qualcosa per me rara, l'ho voluto inserire perché lo adoro. Ed è il Better Than Sex di Too Faced, fantastico, ve ne parlerò meglio, vi giuro. Poi, questo per quando uso le ciglia finte, perché sulle mie ciglia naturali non mi piace perché è molto molto secco e mi fa tipo gli stoppini, non mi piace. Ed è il Lash Princess di Essence. Sempre per le ciglia finte, amo questo qua, il Big Bold di New York Color, perché mi prende bene le mie ciglia e quelle là finte e mi fa un bell'effetto. E poi l'Estée Lauder, che ho utilizzato anche sulle mie ciglia naturali e me le allunga leggermente. Non come questo perché ha le fibre all'interno, però mi piace tanto. Breve muoio di infarto. Bene, poi per quanto riguarda le matite, come matite labbra ho adorato questa qui di Debbie, che è un Bordeaux ed è la numero 2, fantastica. Questa qui della P2, che utilizzo sotto al Ruby Woo ed è uguale, raga, alla fine del mondo, della linea Perfect Look Lip Liner. Questa della GKET, sempre la Skinny and Long Lip Pencil. Questa qui è perfetta per il 1995 e per la matita e per il rossetto di Kate Moss che vi ho fatto vedere prima. È Puce, color Puce come nome, insomma. E poi come matite, insomma, occhi, che ho utilizzato di più nel corso di questi anni, è la Chromographic Pencil di MAC, la matita color burro. E questa qui, sempre della GKET, che è un marrone freddo stupendo, che utilizzo sia per sporcare le ciglia inferiori che pure all'interno dell'occhio, come riga di eyeliner. Voglio provare a disegnarci le sopracciglia perché è un bellissimo marrone freddo, davvero fantastica. Poi, per quanto riguarda gli ombretti cremosi, vi faccio vedere questo Long Lasting Lustrous Shadow di Elf, che mi ha dato la mia amica Fede per chi non lo usava, e ci ho fatto la conca, vedete? È molto molto buono come prodotto e quando volete fare un trucco veloce ve lo straconsiglio. Mannaggia a me che l'ho aperto. Poi, questo matitone qui ho utilizzato tantissimo, il Big Bright Eye di Essence. I long lasting di Kiko, di questa linea qua, che nelle Kiko adesso stanno anche in saldo in alcune Kiko, e questo qui della Collection Professional, che sono i dupe di quelli lì di Kiko o di Wycon, e costano 4,50 euro, davvero pochissimo. E poi come eyeliner ho amato questo qui. Non si vedono i glitter, ma tutti i glitter multicolor. Sono due liner della Splash, uno nero con i glitter, ma sono davvero impercettibili una volta steso, e questo qua con i glitter multicolor olografici, davvero fantastico. E l'eyeliner di Urban Decay, super super nero, un nero più nero del Black Track di MAC, più nero di quello lì di Essence. E nulla, ragazze, questo è tutto. Scusate se vado di fretta, ma siamo a 29 minuti di video. Io vi bacio tutte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Alla prossima, ciao!